Cari fratelli e care sorelle, vogliamo anche questa mattina andare avanti nel nostro studio che stiamo facendo proprio meticolosamente, possiamo dire, sul libro dei Proverbi. Vi devo confessare che quando io ho studiato questo libro dall'inizio alla fine, veramente non mi aspettavo che ci fossero così tanti insegnamenti per noi. Non soltanto perché è un libro piuttosto lungo, perché sono 31 capitoli, ma perché ogni versetto, possiamo dire, che è un insegnamento per ciascuno di noi. Direi che è un libro che dovremmo leggere e rileggere costantemente, perché ci dà delle indicazioni chiare su come noi dobbiamo orientare la nostra vita, in che modo noi dobbiamo orientare la nostra vita. Siamo arrivati al capitolo 6 e stiamo vedendo, e questa mattina termineremo proprio questa prima sezione di versetti, ovvero versetti 20 a 23, dove Salomone, prima di entrare nell'argomento che lui ha in mente, che più che un argomento è un avvertimento che lui lancia, che lui dà ai suoi figli, ovvero di stare lontani dalla donna malvagia, dalla donna adultera, però vediamo come in questi versetti, nei versetti 20 a 23, lui dà delle indicazioni sull'importanza di ascoltare quelli che sono i consigli del Signore. Allora noi ci siamo proprio fermati, vogliamo rileggere intanto questi versetti 20 a 23, dove dice Salomone: figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre, tienili sempre legati al cuore e attaccati al collo. Quando camminerai ti guideranno, quando dormirai veglieranno su di te, al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Ci siamo proprio fermati nell'ultima parte del versetto 22, dove si parla di questo, direi proprio miracolo, che fa il Signore quando la parola di Dio penetra ed entra nel nostro cuore. Che cos'è che dice alla fine di questo versetto? Al tuo risveglio. Quindi quando tu inizierai una nuova giornata, la parola di Dio ti parlerà. Il Signore ti parlerà. Però ci sono delle condizioni precedenti. Abbiamo letto, vero? Anche nelle volte precedenti abbiamo proprio visto queste indicazioni, questi avvertimenti. Salomone che dice a suo figlio di osservare, di non trascurare, di tenere sempre legato al cuore gli insegnamenti. È chiaro che se noi non soddisfiamo queste condizioni, noi inizieremo un nuovo giorno senza che il Signore ci parli. Perché? Perché non vogliamo ritenere nel nostro cuore la sua parola. Invece quando noi abbiamo un cuore ricettivo, ricordiamoci sempre della parabola del seminatore, i quattro terreni, quando noi abbiamo un terreno fertile, allora il Signore potrà parlarci da subito, immediatamente, al tuo risveglio, quando tu ti risveglierai, dice Salomone a suo figlio, i miei insegnamenti ti parleranno, ma non perché io mi chiamo Salomone, non perché sono il re più potente e più glorioso sulla terra, ma perché sono insegnamenti che provengono dal Signore. Veramente bello vedere e notare le simbologie che nel versetto 23 Salomone evidenzia. Egli dice che il precetto è una lampada. Gli insegnamenti di Dio sono una lampada. Ma prima ancora degli insegnamenti del Signore è Lui stesso ad essere la nostra lampada. Lo dice molto chiaramente Davide quando in 2 Samuele 22 dice: sì, tu sei la mia lampada, o Signore, e il Signore illumina le mie tenebre. Tu, Signore, sei la mia lampada, tu sei la mia luce, tu sei la mia guida, sei tu che illumini le mie tenebre, il buio che può essere davanti a me. Se non fosse per il Signore, è vero, noi saremmo come delle pecore erranti, come ci ricorda Pietro parlando del nostro passato, quando eravamo erranti nelle nostre vie, quando non sapevamo dove stavamo andando, c'era un burrone e ci andavamo dentro, perché così è la pecora, no? Se la pecora non ha una guida, non riesce
ad accorgersi degli ostacoli o delle trappole e ci va dentro. Ha bisogno di un pastore perché la pecora sia guidata bene. E senza il nostro pastore dove crediamo di andare? Dove possiamo andare senza il nostro pastore? Quindi Davide è chiaro e risponde molto chiaramente, vero, a questo concetto. Il Signore è la lampada per tutti coloro che sono caratterizzati dal suo timore. Ricordiamoci sempre che gli insegnamenti che noi conosciamo anche a memoria, che abbiamo imparato magari ai tempi della scuola domenicale, noi li realizziamo quando siamo timorati di Dio. Altrimenti non possiamo dire con i fatti che la parola di Dio è la nostra luce. Sì, è vero che la parola di Dio è la nostra luce, ma dobbiamo realizzarlo nella nostra vita. Dobbiamo essere caratterizzati dal timore di Dio. Egli può illuminare in modo perfetto, dice Davide, tutto ciò che è oscuro e buio. Quindi ciascuno di noi può testimoniare del fatto, vero? E parlo personalmente per me, che quando io sposto il mio sguardo dal Signore, io sono brancolo nel buio. Non ho ben chiara la via. Io la via ce l'ho chiara nel momento in cui i miei occhi si posano e sono fissati su di Lui. E poi il salmista, quante volte ricordiamo questo brano, ci dice che la parola di Dio è la nostra lampada. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Quindi questo passo e il precedente che ci ricorda che il Signore è la nostra lampada, ci ricordano una lezione che dobbiamo sempre tenere a mente. Cioè che noi non possiamo mai disgiungere il Signore e la sua parola. Mai. Il Signore è la nostra lampada, la parola di Dio è la nostra lampada. Non possiamo dividere il Signore e la sua parola. Egli è geloso della sua parola. Infatti come il Signore è la nostra luce, così lo è anche la sua parola, i suoi precetti, i suoi comandamenti, dove il salmista dice che essi sono lampada e luce per lui. Però si impegna il salmista. Vedete, lui non dice semplicemente la tua parola è una luce per me. Lo dice, ma poi cosa aggiunge anche? Io ho fatto un giuramento. Abbiamo ricordato, non mi voglio dilungare più in questo, che cos'è un giuramento nella scrittura, eh? Non sono parole campate per aria, ma è una promessa solenne che un figlio di Dio fa. Io ho giurato, che cosa? Di osservare i tuoi giudizi. Ah, allora la parola di Dio è una lampada per chi desidera obbedire alla sua parola. La è oggettivamente, è una luce, ma la realizza chi? Chi realizza questo insegnamento? Chi ubbidisce alla parola. Chi non ubbidisce alla parola, che cosa sta dicendo? La mia luce è la mia razionalità. La mia luce è la mia intelligenza. La mia luce sono le scelte che io faccio. Non la parola di Dio. C'è sempre causa ed effetto. Il salmista dice la tua parola è una lampada. Visto che la tua parola è una lampada, io ho giurato che ti ubbidirò. Ho giurato, manterrò questa promessa. Personalmente mi chiedo se io ho il coraggio di fare questa promessa al Signore. Se io ho il coraggio di fare questo giuramento a Dio, di ubbidirgli, sempre e comunque. Ma giuramento o non giuramento, il Signore esige da ogni suo figlio un'ubbidienza costante e perfetta. Poi Salomone afferma che l'insegnamento appunto è una luce, proprio in collegamento a quello che abbiamo visto prima. Nel Salmo 43 è scritto: manda la tua luce e la tua verità perché mi guidino, mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore. Allora mi avvicinerò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e della mia esultanza, e ti celebrerò con la cetra, oh Dio, Dio mio. Queste bellissime parole di Davide ancora, che ci parlano del fatto che è Dio che guida con la sua verità i suoi figli. Il figlio di Dio deve necessariamente, ciascuno di noi, deve essere necessariamente guidato e condotto dalla luce del Signore. E questo è proprio chiaro da queste parole iniziali che rivolge Davide. Manda la tua luce e la tua verità perché mi guidino.
Lui non dice mandami un profeta, mandami un uomo di Dio, mandami un insegnante che ha insegnato nelle scuole bibliche. Lui dice mandami la tua verità, mandami la tua parola, essa mi guiderà. E qui sta parlando il Davide giovane, Salmo 43, Davide lo scrive nella sua giovinezza, un Davide che era veramente attaccato al Signore. Guai quando siamo noi a pretendere di guidarci da soli. È l'inizio della rovina. Quando siamo noi, come tante volte ha fatto il popolo di Israele, che al Signore ha detto, in un preciso momento della sua storia, noi non vogliamo più che sia Lui a guidarci. Noi vogliamo un re come tutte le altre nazioni. Andiamo a vedere nella storia di Israele. È stato l'inizio del declino. È vero che ci fu anche Davide, ma se andiamo a vedere nella storia dei re di Israele e di Giuda, la stragrande maggioranza furono re che portarono rovina al popolo di Israele e di Giuda. Quando Samuele si rattrista, vi ricordate di quella richiesta, che cosa dice il Signore? Perché ti rattristi, Samuele? Per quale motivo ti rattristi? Non hanno respinto te, non hanno rigettato te, hanno rigettato me. Hanno respinto me e allora io gli darò un re come vogliono loro. Chi fu il primo re di Israele? Saul. Un uomo che iniziò bene, un uomo che inizialmente dimostrò fede, un uomo che inizialmente era attaccato a Dio, ma portò lentamente il popolo di Israele alla vergogna davanti alle nazioni. Se non fu per il Signore che suscitò Davide, per Israele erano veramente guai seri. Volete un re come volete voi? E allora io vi do Saul. Ma non è il re secondo il mio cuore. Il re secondo il mio cuore è un altro, non lui. Volete il re? E allora io ve lo do il re. Samuele, non rattristarti. Israele ha rigettato te. No, ha rigettato me, non ha rigettato te. Fratelli e sorelle, stiamo attenti a non anche noi assumere lo stesso atteggiamento. Di dire al Signore, io non voglio che sia tu a guidare la mia vita, voglio essere io a guidare la mia vita. Non lo diciamo con le parole, miei cari, non abbiamo il coraggio di dire a parole, io non voglio che il Signore guidi la mia vita, ma che cosa parlano sempre? E lì non possiamo nascondere le nostre azioni, le nostre scelte, i nostri fatti. È lì che dicono, sono loro che dicono, chi sta guidando la mia vita? Chi le sta guidando? Fratelli e sorelle. Giovanni è molto tagliente, come sappiamo, perché nella sua prima epistola dice: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Che cosa significa camminare nella luce del Signore? Che cosa significa? Non si tratta di un versetto imparato a memoria, non si tratta di un articolo di teologia, ma come afferma Giovanni, significa mettere in pratica la verità. Quindi camminare nella luce di Dio significa molto semplicemente ubbidire. E nel momento in cui ubbidisco che io ho comunione con il Signore e con la Chiesa, locale e universale. Quando io ubbidisco a Dio, se io non ubbidisco a Dio, non ho comunione né con uno e non ho comunione neanche con l'altro. La comunione non è basata su fatti umani, non è basata su colonne che l'uomo costruisce, la comunione è basata su principi spirituali dalle quali non si può scappare. I 5 principi che sono in Filippesi 2, unico modo di pensare, unico modo di sentire, unico animo, unico sentimento, unico amore. Quelli sono i principi della comunione. Nel momento in cui vengono meno quelli, non c'è più comunione. C'è una comunione umana, ma che non è la comunione di Dio. Quando io ho comunione col Signore, non se io prego 24 ore al giorno, ma disubbidisco alla sua parola. Io ho comunione con Dio quando ubbidisco alla sua parola, quando cammino nella sua luce. Questo è il principio che noi dobbiamo evidenziare. Non c'è altro modo per poter camminare nella luce.
ciò che noi diciamo di essere, ed è questa una lezione principale che ci ricorda il libro dei Proverbi, ciò che noi diciamo di essere deve essere dimostrato con le azioni. Vi ricordate di Giacomo, no? La prima epistola del Nuovo Testamento non è Romani a livello cronologico, ma è Giacomo, scritta circa nel 48 dopo Cristo. Che cosa dice Giacomo nel capitolo 2? Tu dici di avere la fede? Anch'io dico di avere la fede. Fammela vedere. Perché ricordati che una fede senza le opere è falsa, è morta, non è genuina. Una fede senza le opere, una fede non dimostrata. O ancora peggio, una fede che dimostra l'esatto contrario di quanto io affermo, di quanto io asserisco. Ci ricordiamo del Signore Gesù quando, parlando dei falsi profeti, dice: li riconoscerete dai loro frutti. Proviamo un attimino a pensare a quello che avveniva nell'Antico Testamento. Avete letto, spero di sì, il libro del profeta Geremia? Tutto quanto? Tutti e 52 i capitoli? C'erano dei falsi profeti che andavano a Gerusalemme e dicevano: io sono profeta di Dio. E vi dico, cara Gerusalemme, che tu non sarai mai attaccata, non sarai mai assediata da un impero babilonese, da un impero pagano, straniero. Poi arrivava l'unico profeta tra tutti quanti che diceva: il regno del settentrione verrà e distruggerà Gerusalemme. Chi era il profeta di Dio? Non chi diceva di esserlo. Da che cosa il popolo di Giuda doveva riconoscere che davanti aveva un profeta di Dio? Dal messaggio che dava. Dal messaggio. Cosa è scritto nel libro del Deuteronomio? Se un profeta viene da te, anche se dice di essere un mio profeta, ma ti porta agli idoli, ti porta un falso messaggio, sia messo a morte. Non è un mio profeta quello. Se io dico di amare Dio, di essere un figliuolo di Dio, ma dimostro l'esatto contrario, cosa sono? L'apostolo Giovanni è molto chiaro: sono un bugiardo, sono un bugiardo. Non lo dico io, lo dice l'apostolo Giovanni. Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, siamo dei bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Dire di avere comunione con il Signore e camminare nel peccato significa essere dei bugiardi. Questo ti sta dicendo l'apostolo Giovanni, ed è parola di Dio questa. Non è parola di Andrea, non è una parola umana, è parola di Dio, e questo vale per tutti quanti. Inoltre Salomone va avanti e dice, e si parla della correzione e della disciplina che sono la via della vita. Guardate che immagine anche qui Salomone mette in evidenza. Ci parla di correzione e di disciplina. Dice: le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Ora domandiamoci: chi è che ha bisogno di essere corretto? Uno che sbaglia ha bisogno di essere corretto. Uno che sta prendendo una strada sbagliata ha bisogno di essere corretto. E lo dice sempre il libro dei Proverbi, quando nel capitolo 15 afferma: una dura correzione spetta a chi lascia la retta via, chi odia la riprensione. Guardiamo cosa dice qui il libro dei Proverbi: chi odia la riprensione morirà. Chi disprezza la riprensione, chi dice non mi interessa quello che tu stai dicendo, morirà. Che cosa vuol dire? Quando si cammina secondo la volontà di Dio, quando si ubbidisce, quando un credente sta crescendo, spiritualmente parlando, sta maturando, serve il Signore, non ha bisogno di essere corretto. Anzi, un credente che vive la spiritualità, che vive la maturità, non si ha nemmeno il bisogno di dirgli fai questo o fai quest'altro, perché già ci pensa lui o lei. Non c'è bisogno, non ha bisogno di essere corretto. Ha bisogno sempre della parola, ci mancherebbe altro. Però non ha bisogno della riprensione, perché sta camminando secondo la parola di Dio. Chi invece ha bisogno di essere corretto? Un figlio disobbediente. Quando è che noi correggiamo i nostri figli? Non quando fanno bene, ma quando fanno male. Quando discipliniamo i nostri figli? Quando fanno bene o quando fanno male? Quando fanno male. La stessa cosa vale ovviamente per il Signore nei nostri confronti. Si corregge un figlio nel momento in cui ci si rende conto che sta perseguendo una strada sbagliata.
E questo vale soprattutto per il rapporto di figliolanza che c'è tra noi e il Signore. Come afferma il brano di Proverbi, la correzione spetta a chi lascia la retta via, ma non soltanto. Una volta che c'è la correzione, dopo la correzione c'è la riprensione. E dopo la riprensione che cosa ci deve essere? Una risposta positiva o negativa di colui che viene ripreso. Uno che viene ripreso non può stare in un terreno di neutralità. O accetti o accogli la riprensione o la rifiuti. Se tu accogli la riprensione, ci può essere ancora salvezza. Qui non sto parlando di salvezza spirituale, se è un figliuolo di Dio, ma sto parlando di salvezza da quelle conseguenze che una scelta sbagliata può provocare, può produrre. Ma se tu non accogli la riprensione, allora ci potrebbe essere la morte come conseguenza. Non morte intendo qui spirituale o fisica, potrebbe anche essere la morte fisica, attenzione, ma comunque pagherai quelle conseguenze che la tua scelta ha provocato, che tu stesso hai provocato. Quindi nel termine morte possiamo vederci tutte quelle situazioni o circostanze tragiche nelle quali si viene a trovare anche un figlio di Dio stolto, che manca di senno, un figlio di Dio insensato, che ha rifiutato la correzione e la disciplina. Se la parola di Dio ci riprende, se il Signore vuole correggerci, noi non possiamo rimanere in un terreno di neutralità. Se noi diciamo, sì Signore, hai ragione, e quindi voglio cambiare, voglio ravvedermi, voglio tornare a te, allora il Signore apre le sue braccia. C'è salvezza, ripeto, da quelle conseguenze alle quali posso andare incontro. Ma se c'è rifiuto, se io dico sì Signore hai ragione ma voglio continuare come sto facendo, oppure dico Signore stai sbagliando te, ho ragione io, ricordiamoci degli avvertimenti che ci dà il Signore. Il Signore non ci costringe mai all'ubbidienza, esige l'ubbidienza ma non ci costringe, non ci forza, siamo noi a deciderlo, siamo noi che decidiamo ciò che siamo, sia dal punto di vista della conversione e sia dal punto di vista della consacrazione. Siamo noi che lo decidiamo. O siamo credenti obbedienti, o credenti disobbedienti, o siamo figliuoli di Dio, o siamo degli empi. Siamo noi che decidiamo ciò che siamo. In Geremia 5, versetto 3, è scritto: Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li colpisci e quelli non sentono nulla. Tu li consumi e quelli rifiutano di ricevere la correzione. Essi hanno reso il loro volto più duro della roccia. Rifiutano di convertirsi. Che pianto qui il profeta fa per Giuda e per Gerusalemme. Signore, tu li stai colpendo? Una volta, due volte, tre volte, dieci volte, e non sentono niente. Rifiutano di convertirsi. Rifiutano di tornare a te. Ma com'è possibile? È come se Geremia dicesse, ma com'è possibile, Signore, questo? È possibile. E il profeta Geremia ha dovuto pagare a sue spese che tutto questo era possibile. Nella scrittura abbiamo veramente tanti esempi tristi, esempi negativi di ribellione, di ostinatezza nei confronti del Signore, ed uno di essi è proprio rappresentato dal popolo di Giuda che è descritto in questo brano di Geremia, un brano veramente triste nel quale il profeta si lamenta del fatto che Giuda non era colpito da un uomo, nemmeno da un re pagano. Giuda era colpito dal Signore in persona. Certo che il Signore utilizzò Babilonia per giudicare, per correggere, per disciplinare il popolo di Giuda, ma era Dio che lo stava colpendo, utilizzando chi voleva lui, ma era Dio che lo stava colpendo. E quando Dio colpisce fa male. Com'è possibile che qui dica non sentono niente, non sentono nulla? Fratelli e sorelle, qui c'è un pericolo che è impressionante, impressionante. Se io indurisco il mio cuore costantemente,
Cioè io ascolto la parola e continuo a dire no, 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 arrivo ad un punto di non ritorno. Un punto irrimediabile. Irrimediabile. Esattamente come il faraone. Anche se il faraone era un empio. Ma stiamo attenti a indurire il cuore quando il Signore parla. Perché si può arrivare anche a questi tristi livelli. Dio colpisce e non si sente niente. È come quando noi diamo una sculacciata ai nostri figli e i nostri figli vengono e ci dicono non mi hai fatto niente. Magari ci abbiamo anche dato una bella sberla, un bello sberla sul culetto, ma loro dicono non mi hai fatto niente. Così si comportava il popolo di Giuda. Così si comportava. Quando il Signore parla, che il nostro cuore non sia duro, ma che sia un cuore malleabile, un cuore ricettivo agli insegnamenti che Lui ci dà. In Ebrei 12, parlando sempre della correzione, dice l'autore: sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Guardate che parole che usa l'autore qui. L'autore della lettera agli Ebrei evidenzia l'atteggiamento opposto, cioè non quello della durezza di cuore, ma il fatto di ricevere e anche di sopportare la correzione. Ricordate quando il Signore disciplina il popolo di Israele con 40 anni nel deserto e il popolo doveva sopportare quella correzione. Non era facile stare 40 anni nel deserto, ma doveva sopportare la correzione. E sappiamo che alcuni non lo sopportarono e per questo perirono nel deserto. La correzione va sopportata. Una correzione che sia giusta, una correzione che sia equa. E noi sappiamo che quando il Signore corregge, corregge giustamente. Anzi, addirittura è scritto moderatamente rispetto a quello che noi abbiamo fatto. Essere corretti e disciplinati, come sappiamo, vero, non è mai piacevole. Qualunque correzione e disciplina sia, fisica o di altro genere, non è mai piacevole. Ma bisogna sopportare tutto questo sapendo che è per il nostro bene. Per il fatto che Dio ci ama. Per il fatto che noi siamo suoi figli, allora è necessaria la correzione e la disciplina. Infatti è proprio la correzione di Dio una delle prove più straordinarie del fatto che noi apparteniamo a Lui. Se non succede niente, se non c'è correzione, che cosa vuol dire questo? Che non siamo suoi figli. Dio corregge chi Egli ama. Dio corregge chi Egli ama. Quando Dio corregge, può essere una correzione sicuramente sotto certi versi dura, ma noi dobbiamo avere proprio questa consapevolezza: Dio mi sta correggendo perché sono un suo figlio, perché sono suo figlio, e allora mi vuole bene, mi ama, vuole che io torni sui sentieri antichi. Perciò siamo chiamati non a ribellarci, ma a ringraziare il Signore quando noi siamo disciplinati da Lui. Quanto è bello, vero, quando un figlio, è raro questo, molto raro, ma quando un figlio ringrazia i genitori per la correzione avuta. Ti ringrazio papà e mamma perché mi avete corretto, perché mi avete disciplinato, perché mi avete dato una sculacciata. Vi ringrazio perché so che l'avete fatto per il mio bene. È molto raro questo, ma non deve essere raro nei figli di Dio. Quando noi siamo corretti dal Signore, ringraziamolo, perché uno, abbiamo un'ulteriore garanzia del fatto che siamo suoi figli, due, perché Lui lo fa, perché ci ama e perché non vuole, esattamente come Salomone nei confronti di suo figlio, perché non vuole che noi realizziamo o viviamo o sperimentiamo determinate situazioni che sono molto peggiori della sua correzione e della sua disciplina. Parlando ai padri, l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini dice: e voi padri non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Questo ci insegna che lo stesso atteggiamento
dobbiamo averlo noi genitori nei confronti dei nostri figli, prendendo come esempio sia la correzione o l'educazione che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, ma soprattutto prendendo come esempio il genitore celeste, come lui si comporta nei nostri confronti. Se un padre o una madre, è vero, non educano o non disciplinano il proprio figlio, in realtà che cosa stanno dimostrando? Che non lo amano, che non gli vogliono bene. Lo dice sempre il libro dei Proverbi, non lo dico io. Non risparmiare la correzione, in un altro brano è scritto nel libro dei Proverbi. Perché chi ama ferisce. E questo vale a livello generale. Chi ama ferisce. Se un credente si è deviato e nessuno gli dice niente, nessuno dice a quel credente stai sbagliando davanti a Dio, che cosa stiamo dimostrando? Che non lo amiamo per niente, che non gli vogliamo bene. Ma se qualcuno va da lui e dice guarda che se continui così ti capiterà questo, questo e quest'altro, se continui così pagherai delle conseguenze amare nella tua vita, quel credente che fa così che cosa sta dimostrando? Di amare e di voler bene a quella persona, a quel credente. Magari potrà ricevere lo sberleffo, il disprezzo, quel credente potrebbe anche dirgli non ti guarderò più in faccia, però te l'ho detto e perché ti amo. Ecco chi è colui che ama ferisce. Sempre nello stesso versetto è scritto che chi odia dà abbondanza di baci. Chi odia dà abbondanza di baci. Questo non è una condanna al bacio, ci mancherebbe altro. Il bacio, anzi, l'apostolo Paolo dice salutatevi fraternamente con un santo bacio. È bello il bacio, ma deve essere un bacio sincero, genuino, autentico, anche unito a quella riprensione giusta che siamo chiamati a fare nei confronti di chi si allontana. E attenzione, in colui che si allontana o colei ci possiamo trovare anche noi, anche io. E se io mi allontano e mi devio dalla parola, voi avete la responsabilità di dirmi Andrea stai sbagliando, se non lo fate voi sarete responsabili. È chiaro? È un concetto molto importante. Le responsabilità non sono mai di uno. Le responsabilità sono di tutti. Soprattutto quando c'è di mezzo la correzione e la disciplina del Signore. Certamente la correzione, la disciplina, la riprensione vanno accettate. Dio parla una volta, parla due, parla tre, parla cinque, parla dieci. Poi ad un certo punto Dio smette di parlare. Cessa di parlare, non parla più. Così deve valere anche per noi, perché noi non possiamo permettere che la parola di Dio venga disprezzata costantemente. L'apostolo Paolo a Timoteo dice predica la parola, insisti, convinci, rimprovera, esorta, insegna costantemente. Ma dobbiamo anche valutare quando la parola di Dio viene disprezzata. Perché la parola di Dio, Dio è geloso della sua parola e anche noi dobbiamo essere gelosi della sua parola, ma per ogni occasione che ci viene presentata, per ogni opportunità, siamo chiamati, sia che noi siamo degli insegnanti della parola o non siamo degli insegnanti della parola, siamo chiamati però a predicare la parola, a ricordare la parola, a ricordare quello che il Signore vuole da ciascuno di noi. Una domanda che mi sono posto: chi è che detesta la disciplina? Chi è che detesta, che non vuole essere disciplinato, corretto? La risposta è una sola: l'empio. Nel Salmo 50 dice Davide, ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi? Guardate che empio particolare qui si parla, di che empio si parla. E hai sempre sulle labbra il mio patto, tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole. Ma di che empio sta parlando qui Davide? Non sta parlando di un empio babilonese, di un assiro, di un filisteo. Sta parlando di un empio del suo popolo, di Israele. Perché dice... perché tu continui a elencare le leggi di Dio? È come, proviamo a immaginarci, una persona
che continua a citare versetti a memoria. Continua a citare versetti a memoria. Elenca la parola di Dio, ma in realtà è un empio. È un empio che sta citando versetti a memoria. Ma è un empio. Perché? Da che cosa viene dimostrato questo? Che cosa dice Davide? Perché tu detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle, pur ascoltandole le parole di Dio. Tu sei un empio, anche se continui a citare la legge di Dio. Che cosa facevano gli scribi e i farisei? Anche loro citavano la legge, vero? Anche loro citavano la Torah. Anzi, si vantavano di essere i più attenti osservatori della legge. Ma chi erano gli scribi dei farisei? Degli empi che avevano bisogno della salvezza di Dio in Cristo Gesù. Eppure, apparentemente, sembravano dei credenti super. Ma erano degli empi. Citavano le leggi di Dio, ma erano empi. Hanno rifiutato il Signore. Fratelli e sorelle, quello che vale, ciò che vale, è quando la parola di Dio permane duramente, cioè non duramente, permane fermamente nel nostro cuore. L'empio non è soltanto colui che non legge la parola di Dio. Vedete, io ho ripreso un pochino l'hobby del tennis e gioco con una insegnante di filosofia. Ho parlato l'altra volta con questo insegnante e mi ha detto che più volte lui ha letto la Bibbia. E anzi, dice che ai suoi alunni, ai suoi allievi, delle volte cita dei passi della Bibbia. Ma quando gli ho parlato del messaggio della salvezza, lui mi ha detto no. Vedete, non è citare dei versetti della Bibbia che ci fa credenti, ma è quando lo Spirito Santo penetra nel cuore di un uomo e di una donna e cambia la vita di quella persona. Questa è la nuova nascita. Lo Spirito Santo, quando giunge, mi ricordo sempre la simbologia che fece un predicatore inglese per rappresentare questo, è come quando noi veniamo investiti da un tir. Ovviamente chi viene investito da un tir, fisicamente parlando, cambia completamente, non c'è più. Così è quando lo Spirito Santo penetra nel cuore di un uomo e di una donna. Non possono più essere come prima, con tutte le implicazioni del caso, con tutte le implicazioni del caso. Quindi anche in questo caso abbiamo un solenne invito alla coerenza. Quando siamo corretti, quando siamo disciplinati da Dio, non rifiutiamola, perché chi rifiuta la disciplina è empio. Siamo chiamati ad accettarla, a sopportarla e a ringraziare il Signore per il fatto che Lui ci disciplina. E vogliamo iniziare la seconda sezione, versetti 24 a 26. Qui entriamo veramente nell'argomento di Proverbi 6, ovvero questa donna malvagia di cui ci viene parlato. Allora, perché tutte queste indicazioni? Osserva, ubbidisci, tieni a mente, tieni legato al tuo cuore gli insegnamenti che ti do, per guardarti, versetto 24 fino al versetto 26 di Proverbi 6, per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole seducenti della straniera, non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non ti lasciar prendere dalle sue palpebre, poiché per una donna corrotta uno si riduce ad un pezzo di pane e la donna adultera sta in agguato contro una vita preziosa. Guardate che parole impressionanti. Possiamo certamente sostituire alla parola donna anche la parola uomo, perché bisogna stare attenti anche dall'uomo adultero. Questo è proprio un avvertimento contro l'adulterio in generale, indipendentemente da chi viene. Però perché ci viene parlato della donna? L'abbiamo già detto. Ci viene parlato della donna perché lei è maestra in seduzione. E da chi ha imparato la donna questa arte? Da Satana. L'uomo non arriva a certi livelli dove può arrivare la donna. Ha veramente ragione qui Salomone quando dice che per una donna un uomo si riduce a niente, si riduce ad un pezzo di pane.
Vi è sicuramente un motivo se il libro dei Proverbi, vero, accenna così tante volte a questo pericolo. L'abbiamo già visto nei Proverbi 5 e lo rivediamo ancora qui. Infatti, questa è una trappola che nel momento in cui ci si cade, ci si rovina la propria esistenza spirituale, la propria vita spirituale, andando incontro a delle conseguenze molto molto serie. Ora ragioniamo per un attimo sul comportamento del malvagio, di chiunque esso sia. Il comportamento malvagio, quale deve essere la nostra reazione o il nostro comportamento nei confronti di un comportamento malvagio? E qui abbiamo una risposta univoca in tutta la parola. Nel Salmo 101 è scritto: non mi proporrò nessuna cosa malvagia, detesto il comportamento dei perversi, non mi lascerò contagiare. Qual è il pericolo che un comportamento malvagio possa influenzare, possa condizionarci, possa contagiarci, come dice qui il salmista? Vero, il contagio è un termine che ritroviamo nella medicina quando si parla della malattia, quando si parla ad esempio di un virus. Se noi siamo vicini a una persona che ha un virus infettivo, corriamo il rischio di essere infettati anche noi. Ecco perché, vero, ci si raccomanda, quando ad esempio i bambini hanno queste malattie infettive, di tenerli in casa e di non farli andare in mezzo ad altri bambini, perché anche altri bambini possono essere infettati da quella malattia. Quindi, come specifica molto bene l'autore dei Proverbi, la donna in questione è malvagia. Questo è il nome, anche se non dà un nome proprio, è il nome, l'attributo che Salomone dà a questa donna. Ovvero nel suo cuore vi sono sentimenti e desideri che sono contrari all'etica e alla volontà del Signore. Quando noi siamo contrari all'etica e alla volontà del Signore, ci stiamo comportando in un modo malvagio. Ci stiamo comportando così. Questa donna è animata, questo poi lo vedremo più precisamente nei versetti successivi, è animata da cattivi pensieri e desideri che sono soltanto per la sua soddisfazione personale. Cioè, in realtà, a questa donna interessa solo ed esclusivamente la sua soddisfazione. È una donna egoista, è una donna che pensa soltanto a se stessa. Ma il salmista dichiara solennemente che, pur di piacere al Signore, nel Salmo 101 che ho prima letto, che cosa dice? Io non mi proporrò nessuna cosa malvagia, perché detesta, odia ogni forma di malvagità e di peccato. Questo è il credente spirituale, è colui che detesta, che odia ogni forma di peccato e di malvagità, proprio per non correre il rischio che anche lui faccia la stessa cosa. Qui non si sta parlando di un credente orgoglioso, non si sta parlando di un credente che vuole essere superiore a qualcun altro, si sta parlando di un credente che ama Dio e che tiene più di ogni altra cosa all'amore del nome del Signore. Ed egli afferma anche un'altra cosa molto importante: non mi lascerò contagiare, cioè come se dicesse non mi conformerò ai costumi di questo sistema mondo. Vedete, quando un figlio arriva nell'età dell'adolescenza, arriva il periodo più critico, sia per i genitori e sia per i figli. Perché finché si è all'asilo, all'elementare, adesso mia figlia all'elementare, diciamo che il rischio ci può essere, ma è più ridotto. Ma quando si arriva alle medie, quando si arriva alle superiori, il rischio di essere influenzati è molto forte, vero? Io lo posso dire, ci sono passato, ma penso un pochino tutti noi. Che cosa ci dice l'Apostolo Paolo parlando delle cattive compagnie? Che esse corrompono i buoni costumi. Allora noi dobbiamo stare attenti, come ci dice qui il salmista, a non lasciarci contagiare, a non lasciarci influenzare da questo sistema. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo dire no a tutte quelle proposte ingannevoli
che ci possono pervenire. Ma non perché io mi sento superiore, ma perché per me la cosa massima, principale, è ubbidire a Dio. Ed è perché io amo il Signore. E questo deve valere per tutti noi, non solo per qualcuno, ma deve valere per tutti noi l'onore e l'amore del nome del Signore. Parlando della donna, qui c'è veramente un brano impressionante e per terminare lo voglio leggere con voi, Proverbi 11:22. Guardate che cosa dice Salomone sulla donna bella ma senza giudizio. E potremmo anche sostituire l'uomo bello, ma senza giudizio. Proverbi 11, versetto 22. Una donna bella ma senza giudizio è un anello d'oro nel grifo di un porco, nel naso del maiale. Interessante, questa simbologia. Stiamo parlando sempre proprio in relazione alla donna malvagia di cui ci viene parlato in Proverbi 6, cioè di colei che può sfruttare anche la sua bellezza fisica, e anche qui la donna è maestra in questo, per cercare di sedurre e per cercare di ingannare. Ma anche in questo caso i proverbi danno una diagnosi. Il Signore dà una diagnosi molto chiara nei confronti di quella donna che effettivamente è bella, fisicamente, oggettivamente, è una donna bella. Ma se manca di giudizio, Salomone prende un materiale prezioso, che è l'anello d'oro, in relazione ad un animale che non soltanto è impuro secondo la legge, come il maiale, ma un animale che è, per antonomasia, è l'animale della sporcizia. Perché se noi laviamo, possiamo lavare un maiale anche 20 volte al giorno, ma continuerà ad andare a sporcarsi. È nella sua indole, è nella sua natura. Allora, che senso ha mettere un anello d'oro, che magari vale migliaia di euro, sul grifo di un maiale? Quell'anello d'oro perde inevitabilmente di valore. Perché non vanno d'accordo, vero, le due cose. Un anello d'oro indosso a un maiale non ha alcun valore. Un po' come quello che dirà il Signore Gesù, quando, è un versetto che ricordiamo molto spesso, di non buttare le perle ai porci. No? Quando si parla, proprio in relazione al disprezzo della parola di Dio, non gettate le vostre perle ai porci. Le perle sono un materiale di valore, ma che cosa farà il porco? Valuterà il maiale? Valuterà le perle? No, le calpesterà. Per lui non hanno nessunissimo valore. Così una donna bella, un uomo bello, ma senza giudizio. Non so se farò, nel terminare Proverbi 6 e Proverbi 7, fare il parallelo con Proverbi 31, probabilmente lo farò, nel vedere la differenza tra queste due donne. La donna malvagia in Proverbi 6, la donna che teme Dio in Proverbi 31, e la vederne la differenza. Fratelli e sorelle, la donna di Proverbi 31 è veramente una donna straordinaria. È una donna che non ha nome, ma è una donna che è modello di saggezza per tutte le donne, ma anche noi uomini possiamo trarre insegnamento da quel comportamento. Che veramente possiamo essere tutti come la donna che teme Dio di Proverbi 31. Termino qui. E la mia speranza è che veramente questi anche avvertimenti, questi consigli che ci dà il Signore, che valgono per tutti, siano veramente un balsamo per ciascuno di noi. Il consiglio e l'avvertimento viene dato proprio per questo, per evitare di fare scelte sbagliate. Ma quando anche ci fossero delle scelte sbagliate, c'è sempre la possibilità per rimediare. E questo rimedio ha sempre una sola e semplice parola: ravvedimento. Si può sempre iniziare col Signore, tornare a camminare col Signore, ma dobbiamo essere ricettivi, ubbidienti alla sua parola. Che così sia per ciascuno di noi, fratelli e sorelle, e che veramente non possiamo lasciare cadere nessuna parola, non che io ho detto, ma nessuna parola che il Signore ha detto ancora questa mattina.
Amen.